Mi avete chiesto quali sono state le mie prime sensazioni quando ho realizzato che la mia vita era non più in Italia ma all'estero. Bisogna tornare indietro di ben 12 anni, raga, quando ho preso uno zaino e ho deciso di fare un'esperienza in Australia. L'idea all'epoca era semplicemente fare 3-4 mesi, anche se visto durava un anno, togliermi lo stress dell'Italia, delle esperienze negative e poi tornare al mio paese e vedere un po' il mio futuro. Le cose sono andate molto diverse, molto diversamente da quando le avevo pianificate, perché mi sono innamorato del tipo di vita che stavo vivendo in quel momento, una certa sicurezza economica, avevo diciamo amicizie, persone che avevano già che stavano affrontando lo mio stesso percorso, un'avventura, chi già viaggiava da anni, quindi era un continuo di esperienze, racconti di vita di altre persone. Io all'epoca diciamo per me era tutto nuovo, non avevo mai fatto nulla del genere. Quella è stata per 3 anni e mezzo una delle esperienze più belle. Poi l'Australia mi ha dato comunque la mia compagna di vita, Yuka. Ci siamo conosciuti in Australia e da lì è nato diciamo un sentimento, una relazione che mi ha portato qua in Giappone, dove ho messo in gioco tutto e ho ricominciato da zero. Ho trovato il modo, perché se io dico sempre che volere è potere nella vita, se uno vuole veramente fare qualcosa, ottenere qualcosa, lo può fare senza né manes e volerlo. Io non ho scelto di venire qui in Giappone e totalmente scaricare la mia vita sulle spalle della mia compagna. Ho cercato la mia via, quello che potevo fare per trovare un lavoro, per arrivare a fine mese, per quadrare un bilancio, per poter iniziare un futuro insieme. Non ho fatto un ragionamento che io considero sbagliato, di quelli che dicono: quando mi muovo in Giappone c'ho la ragazza giapponese, lei mi dà una mano. No, non funziona così, perché la ragazza giapponese o il ragazzo giapponese non hanno la minima idea di quello che tu vuoi nella tua vita. Lui ha già le sue problematiche, e se la relazione non è veramente forte, che non c'entra il fatto di avere figli o meno, ma non è che la compagna, la fidanzata giapponese può trovarti lavoro, questo discorso. Potrebbe anche farlo, nulla toglie, potrebbe anche farlo. Potrebbe anche darti una mano a spiegare come funziona trovare lavoro qua in Giappone. Poi sei tu a fare i colloqui del lavoro, sei tu a dimostrare se realmente vali qualcosa o niente. Qua nessuno regala niente a nessuno, quindi devi trovare la chiave. Ho capito di poter vivere a sta parte del mondo perché i lati positivi sono di gran lunga superiori a quelli possibili negativi, che poi i negativi, come ho già detto in altri video, sono soggettivi. Cioè, quello che io ritengo sia negativo non è detto che voi la pensate uguale a me, quindi anche che voi ritenete questi stessi motivi negativi. Quindi ogni persona ha esperienze di vita, ha un modo di ragionare, ha degli obiettivi nella vita che sono tutti diversi. Quindi uno deve trovare il meglio per se stesso. Io credo che qui ho trovato la possibilità di poter costruirmi qualcosa, di poter garantire un futuro ai miei figli. Mi piace come vivono i giapponesi, mi piace questo ambiente, mi piace la bellezza di questo paese, che è strano, che è difficile da capire, che forse non basterà l'intera mia vita per capirlo. Beh, quello è la scoperta, giorno per giorno, di qualcosa di positivo. Quindi la vedo sempre buena io. Questo è. Soprattutto ho messo da parte il fatto di dire: ho lasciato in Italia l'amico dell'aperitivo, amico del barretto, ho lasciato in Italia la famiglia. Bisogna essere consapevoli quando si fa una scelta del genere, e non bisogna prendersi in giro, non bisogna illudersi di poter rientrare in Italia quando si vuole, perché non è possibile. Io so che sono rientrato in Italia per 2 anni consecutivi, ma non è detto che nel 2025 io ce la farò rientrare in Italia. Capace che non ce la farò né nel 25 né nel 2026,
perché non so se la mia vita me lo permette, non so se il mio lavoro me lo permetterà ancora di fare una cosa del genere. Io l'ho fatto fino a quando ho potuto farlo, ma vivo all'estero con la consapevolezza che qui è la mia famiglia, qui è il mio futuro. Non vivo con rimorso da quello che ho lasciato in Italia, col senso di colpa che non ce l'avevo ancora prima che mia madre sia diventasse malata di rene. Quindi ancora prima di tutto quello che è successo nella mia vita ho sempre messo in conto di essere figlio unico. Serve una grande voglia, spirito di adattamento, obiettivi, e si va avanti, si guarda sempre avanti senza guardare quello che può succedere, senza pensare di tornare indietro, perché se cominci poi ad avere dei dubbi o delle incertezze o cominci a valutare un rientro, tu hai buttato via tanti anni della tua vita a cercare qualcosa che poi non hai trovato. Il nome di questo negozio elettronico è Yamada Denki Sapel roba elettronica. C'è tutta la sezione di là che si occupa di tutta roba elettronica per la casa, e poi c'è una sezione dedicata ai giochi, tutti quelli là di ultimo, no? Quelli là più quotati. Guarda qua, c'è pure a Tokyo, quindi questo lo consiglio pure se cercate qualcosa. E poi sta anche su venire tipo Pokémon, queste robe qua costano di meno e qua di quando invece è andato un negozio UFO catch a casa, questo qua di Pokémon. Cioè me l'ho detta una, ma c'è un po' di tutto. Vedi, c'è mia figlia è innamorata di le principesse Disney, quindi adesso stiamo pensando, facciamo adesso alcuni acquisti. Voglio prendere un regalo a mio figlio perché la nostra figlia, la prima figlia, abbiamo un po' anche esagerato con i regali. A volte sembra che io faccio meno regali a mio figlio, comunque anche lui gioca pure con i regali della sorella, che davano bene però c'ho sta cosa, no, da papà, che gli voglio fare un pensiero.